Oggi ci troviamo a Castel d'Azzano, giunti tramite l'autobus 52 pagando un supplemento di 2,10 euro rispetto al biglietto urbano. È il 13 ottobre 2023 e siamo stati subito accolti a braccia aperte alle mosche che ci sono venute incontro. Quindi il nostro arrivo è risultato un po' rocambolesco perché durante le riprese abbiamo dovuto agitare spesso cappelli e mani per evitare, insomma, che si posassero su di noi. Questo mi ha ispirato nella scelta della canzone di sottofondo e nella scelta anche degli effetti speciali. Per me è stato come vivere questa esperienza all'interno di un fumetto. Ed è così che nell'introduzione ve la voglio presentare, facendo un flashback delle principali attrazioni e poi il live. Siamo a Castel d'Azzano e siamo appena scesi alla fermata del bus cittadino Becca Civetta, piazza B, prendendo l'autobus 52 con una estensione del City Mover urbano. Ecco la strada che dobbiamo seguire per andare al nostro obiettivo, è quella che vedete in fondo sulla destra. Siamo diretti ad un altro parco delle risorgive. I marciapiedi sono buoni, come potete vedere, sono ampi e nuovi, quindi si può procedere in gruppo senza problemi. Devo dire che è molto vivibile. Finora io lo trovo piacevole. Ho raccolto delle recensioni così rapidamente guardando su internet per il parco delle risorgive che stiamo andando a vedere qui a Castel d'Azzano e su TripAdvisor le ultime non erano incoraggianti. Teniamo presente che sembrerebbe che il parco non goda di nessuna sovvenzione comunale o statale e che quindi si basi esclusivamente, o almeno in via prevalente, sulle donazioni. Questo limita molto quello che è possibile fare per tenerlo pulito e in ordine, e appunto dalle ultime recensioni che avevo letto ci sarebbero un po' animali infestanti, così ho letto, tipo dei topi un po' cresciutelli, dal 2021 in poi, quindi subito dopo il lockdown, forse le donazioni sono diminuite e quindi questo ha comportato anche una riduzione della cura del posto. Ora, mentre camminiamo, ho controllato anche la durata effettiva di questo percorso, sono 20 minuti a piedi. Ecco, dovremmo essere quasi in vista del parco. Superato questa curva, si dovrebbe intravedere qualche scritta. Ora, l'acqua delle risorgive è più fredda, come abbiamo già imparato osservando gli altri video per chi di voi li hanno visti, rispetto all'acqua di un fiume, e questo dovrebbe garantire un blocco della crescita degli insetti, delle larve degli insetti e dei batteri. Ora non sono andato ad analizzare l'acqua, ma per quanto riguarda gli insetti forse
non è colpa dell'acqua del risorgivo, ovviamente, perché ci sono molti campi coltivati, però di mosche ne ho trovate veramente tante. Allora, ci troviamo all'interno del parco e l'ambiente per ora sembra curato vicino al bar, al ristorante. Le mosche continuano comunque a essere presenti. E addirittura qui ci sono gli sciami di insetti. Non so se riesco a farveli vedere. Tutti questi puntini che vedete sono insetti. A questo punto io cercherei una panchina all'ombra perché ho camminato per un bel po', mi vorrei già riposare. Però vorrei anche capire che cosa spinge questi insetti a trovarsi qui. Quindi voglio dare uno sguardo ed ecco la risposta. C'è un canale di acqua stagnante. E dà tutta l'idea di lavori in corso. Cerchiamo un attimo di allontanarci. Qui l'acqua è proprio stagnante, c'è poco da dire. Siamo invasi sia dall'odore di stallatico che da insetti. Questa invece è l'acqua pulita delle risorgive, che come vedete si presenta in un modo ben diverso. È limpida, non è ferma e attira. Già vicino alle risorgive l'aria è pulita, niente insetti e niente odore di letame. È molto piacevole qui vicino. Prima di entrare nella zona vicino a questo palazzo andremo magari a costeggiare un po' questo canale di acqua tersa delle risorgive piena di animali. Molto belli anche questi tronchi d'albero che spuntano dal terreno. Aiutano a una bella atmosfera. Ora vedo se riesco ad avvicinarmi un po' senza cadere nell'acqua. Così magari vi faccio avere la vista più da vicino. Eccoci qua. Non so se riuscite a vedere, l'acqua sta gorgogliando. Da qui. Questa è proprio una delle caratteristiche delle risorgive di questa zona. L'acqua riemerge spontaneamente.
L'acqua è torbida, non è nitida come quella che c'era dall'altra parte, è più stagnante evidentemente. Continuiamo il nostro cammino, rapidi, perché veramente ci sono molte mosche. Qui sull'altro lato abbiamo un canale praticamente ostruito, possiamo dire così. La vegetazione ha invaso il canale. Vedete qua, l'acqua è ancora tersa, se fate caso ci sono i pesciolini. Li vedete, no? Pesciolini. Però andando da questa parte la vegetazione ha praticamente ricoperto il passaggio dell'acqua. E se questo è accaduto significa che probabilmente la temperatura dell'acqua non è quella solita. Probabilmente e si sarà mischiata. Niente, sto tornando indietro perché questo tratto lo abbiamo visitato e si esce per strada. Vediamo di tornare al punto di partenza e cambiare tracciato. Faccio sempre vedere quello che trovo. Mi viene un sospetto, e cioè che durante i lavori di ristrutturazione di questo palazzo gli operai abbiano inavvertitamente mischiato la sabbia che si usa per fare poi brecciolina, malta e tutto il resto con l'acqua che c'era qui, e se questo fosse vero, essa, avendo una densità intermedia rispetto a quella normalmente presente, ha finito per restare in sospensione e non sedimentarsi, soprattutto perché poi gli animali, gli uccelli, passando con le zampe scuotono l'acqua e riportano in sospensione le polveri. Per ora io non trovo altra spiegazione, però sono un profano, quindi è la prima volta che vengo qua. Però parto da un'esperienza, l'esperienza dell'acqua cristallina lungo le coste delle spiagge dove c'è il mare, no? Lì l'acqua non è sempre cristallina perché dipende dalla dimensione dei chicchi di sabbia. Ecco, qui lungo il canale che ho pulito abbiamo trovato questo soppalco che dovrebbe servire per ammirare i pesciolini, le anatre, nuotare. Ma avvicinandoci ci siamo resi conto anche che è poco curato, perché la vista è impedita dalla vegetazione che nel frattempo è cresciuta. Quindi se ci spostiamo lateralmente magari riusciamo ancora ad apprezzare. Ma di fronte, proprio frontalmente, non si può vedere nulla. Questa pianta andrebbe tagliata.